seguendo gli studi di Roxy Bar TV da Red, stasera Red Alert, in diretta live su Facebook dalla pagina di Opti Magazine. Quello che succederà è una cosa grandiosa. Ascolteremo i video che avete deciso di condividere con noi e li commenteremo. Non vedo l'ora di iniziare. Lancio della navicella che è andata sulla Luna era meno complicato. Comandante dell'armata rivoluzionaria, por la gente común, por los artistas, este pueblo ha dicho basta. Benvenuti Optima Red Alert. Cosa succederà questa sera? Dunque, sul sito di Opti Magazine, dove stiamo andando in onda peraltro in maniera principale, sul sito di Opti Magazine, che è questo di Facebook, lunedì scorso, da mezzogiorno in poi, è partito questo post, ascolti il mio pezzo. Sotto questo post tutti hanno cominciato a mettere tutti dei brani, qui ce ne sono alcuni, vi faccio vedere un'enormità, visualizzate altri commenti, ce ne sono. Sono arrivati tantissimi, 700. Veramente tanti. Sono la controfigura e quando lui non riesce più a parlare ci metto io. Mettono gli occhiali e parlo io. Costa il televoto zero, quindi è tutto gratis, non si danno edizioni, è tutto gratis, tutto gratis, tutto. Non è una corsa, è condivisione, esatto Luca Rovino. Siamo arrivati all'ultima puntata prima dell'estate di Optima Red Alert e la chitarra che senti, vedi? Quella di Bobby Solo. Io lo sapevo che prima o poi arrivava anche la musica live Optima Red Alert. Quando vedo Red mi si illumina il mio cervello mentale musicale. Been a stranger week with the stuff you didn't do and the people that you meet. Red Alert. Andando avanti c'è uno studiolo, mi siedo là e dico le solite frescacce nuove, diverse dall'altra volta, quindi non sempre le stesse e soprattutto make no place for dragging down your face. Don't you know it's the best one that you got? So why don't you do it? Yeah. Ottima Red Alert, secondo me è una nuova realtà e è stato bello scambiare anche opinioni anche dopo le puntate con i ragazzi che mi scrivevano, quindi sono contenta di questa esperienza e viva la musica, spazio giovani e non esistono solo i talent. Ottima Red Alert, ultima puntata, qui nel tempio di Roxy Bar, del Barone Rosso, storiche e bellissime trasmissioni, piene di musica, di talento, di ispirazione. Red ha fatto con noi questo esperimento, l'ha portato a termine in una maniera eccezionale, ci siamo divertiti. Per la prima volta mi sono affidato e devo dire che
Cioè io ci ho messo lo studio, le cose, le idee, eccetera. Ma voi ci avete messo, ad esempio, l'idea di fare su Facebook viene da voi. E quindi io dico, cavolo, che sono bravi, capito? A parte Natalino, che è un po'. Però gli altri sono molto bravi, che è quello dietro la camera. Ecco, però gli altri. E abbiamo dato esperienza, abbiamo dato spazio agli artisti che non hanno più spazio, cioè quelli che fanno i brani propri. È stato interessantissimo, perché comunque sia questo programma, per merito nostro, perché devo dire merito nostro, è stato il primo programma, credo, in Europa, e comunque di sicuro il programma con più interazione che c'è al mondo, perché non esiste un programma sul web, eccetera, con questo tipo di interazione, dove finalmente tutti erano protagonisti. Chi guardava, commentando in protagonista, non che ogni tanto leggiamo un vostro tweet o che pagate per votare, no. Qui è tutto gratis, tutto fantastico così. Quindi grazie. Quindi ragazzi, grazie a Red Ronnie e ci rivedremo prestissimo. Sì. Ottima Red Alert, seconda stagione. Ciao. Oro. Platino.